Salvatore era un po' una leggenda, chiamiamola così. Sì, non è stato facile perché il ricordo di lui comunque che ha fatto adesso non so quanti anni, però è sempre stato del lupo alpino, Sì. no? Un giocatore grintoso, cattivo, di personalità, eccetera. E ho avuto la fortuna, forse, che lui era diventato direttore sportivo, Sì. però mi ha dato una mano alla fine. All'inizio, io penso che lui volesse rientrare ancora a giocare, Ah, pur perché quella avendo era. annunciato di averla fatta finita, insomma, sperava ancora sotto sotto di ritornare, secondo No, te? non è che sperava, però l'amore che aveva il pubblico per lui era talmente forte Sì. che ovviamente chiunque fosse andato là, forse anche Scirea, poverino che è morto, Sì. ma avrebbe avuto delle difficoltà perché era tutto un modo di giocare diverso, quello di Salvatore. L'Avellino all'epoca era un Avellino tutto grinta e cuore. Sì. E quindi lui era il simbolo di questa squadra. Poi l'anno successivo invece Ivic, una Sì, grandissima figura che però con non ebbe. Ivic, un grande allenatore innovativo in una maniera esasperata, era veramente all'inizio abbiamo fatto una fatica enorme perché noi, come ripeto, siamo stati tutti giocatori. Giocare all'italiana con i tre Sì. marcatori, con i due marcatori libero e il terzino qualificante De Napoli mediano, insomma, eravamo una squadra compatta. Ha voluto farci giocare un attimino a zona. Per chiudere ogni tanto, insomma, l'occhio comunque lo mandi all'Avellino per vedere che fine ha fatto questa squadra. Sì. Sì. Mi ricordo tutte e sono tutte quante. Una che mi è rimasta nel cuore, sì, a parte quella del gol di Franco a Roma con la Lazio, dove siamo scoppiati tutti quanti, a parte che io non dovevo giocare, mi hanno fatto delle punture perché avevo un mal di schiena tremendo, ma io mi ricordo benissimo quella con l'Atalanta, per esempio, Il quel 3-3 di 4-3 Bergamo, all'Olimpia. sì.